Io non mi sento obbligata affatto, anzi! Ecco, appunto, per me è una questione di coerenza. Io credo nel predominio morale e materiale della donna e quindi non intendo fare quella contraddizione in termini che sarebbe... Che cosa, Pat? Sposarsi, mamma, sveglia! Non mi sposo! Oddio, ci siamo. Non si sposa neanche questa volta. Alfonso! Bene, insomma, di qualcosa, eh? Ma che vuoi dire ormai? Che cosa vuoi dire? Però, Patrizia, dico, sto ragazzo mica si potrà accontentare di una spiegazione ideologica, no? Ah, non si potrà accontentare? E da quando in qua le ideologie non sono più spiegazioni sufficienti? Ma forse non per voi, che avete sempre vissuto in questo modo demenziale, unilaterale, in questo clima di colonialismo sessuale! Insomma, Patrizia! Chi ti ha detto che siamo tutti cretini? Smettila di fare l'isterica! Per me è da mo' che bisognava lavorare a sganassoni. Un ragazzo sto pupi che sono le sette bellezze. Buono come il pane e pieno dei quadrini, perché il padre vende elettrodomestici a tutti. Sacco che mi voleva questa sera, figlia mia. Se tu fossi una ragazza costretta, no, dico, controllata dalla famiglia, e poi fino a ieri eri innamorata di questo ragazzo, eh? No, non dire di no, perché io come madre liberalissima, vedo tante cose. Un ragazzo, hai sentito come? Delizioso, signora, glielo giuro. Guardi, affatto borghese, nonostante la famiglia, sì, certo, ricchissimi. Ma è colpa sua, Pat! No, dico, è colpa di questo povero ragazzo di essere uomo e di essere ricco! Oh, ascoltami, eh! E rispondi! La discussione è chiusa. Io scendo in garage per la riunione. E cosa sarebbe questa riunione? Siamo un gruppo qui del Rione Villini. Siamo tutte ragazze e ci riuniamo per il problema della donna. Se non ci si capisce, non c'è lotta. E superata l'età della ragione, che sarebbe la vostra, pare, si può assistere? Certamente. Fa sempre bene. Grazie. Grazie, Nucci, ma puoi evitarti la fatica, no? Non sono donne. Sono bambine. Mostre viziati! Ecco che cosa sono! Mocciose incoscienti! Figlie di incoscienti! E mia figlia è la leader di tutte queste ritardate mentali! Ma sei impazzita, mamma! Ti proibisco! E io ti proibisco di dire a tua madre ti proibisco! Ma lasciala dire! Ora si mette a difendermi! Ma non hai capito che è tutto un equivoco, no? Anzi, peggio, una truffa! Gli dai la comprensione e ti rubano l'autorità! Autorità tu! E quando mai hai avuto un minimo d'autorità? Parlo come donna! Io non potrei... Ma studia la storia, fanatica! Le donne sono zero! Tu taci, ti rompo il muso!